Schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il nuovo glitch modalità regista per fare tanti tanti soldi, buono anche per poveri ma non troppo poveri, perché se non avete soldi per comprare non potete fare nulla. Il primo passo di questo glitch è farvi arrivare quel messaggio lì che avete visto, dovete premere L1 ed R1 quando avviate il gioco per poter fare la calibrazione dello schermo, in maniera tale che quando arriviate in modalità storia vi darà questo messaggio. Ragazzi, io ho provato svariate volte ma non avevo questo messaggio e in pratica ho dovuto fare in quella maniera. Chi ha questo messaggio tranquillamente non deve fare quel passaggio, altrimenti fate quel primo passaggio che avete visto. Una volta che avete visto quel messaggio, accettate e andate in online, perché comunque dovrete accettare le politiche di Rockstar, quindi andate in una sessione solo inviti, accettate le politiche di Rockstar che vi darà, uscite e tornate nella storia. Questo perché quando andremo a fare il glitch non avremo la rottura dei coglioni delle politiche di Rockstar, perché altrimenti non ci manderà online. Fatto ciò ragazzi, andate con Franklin, io lo faccio con Franklin, non so se funziona con altri, però fatelo con Franklin. E un'altra impostazione che dovete mettere ragazzi è mira manuale, questa ci servirà in seguito. Quindi una volta fatto questo andiamo in modalità creatore. Giunti in modalità creatore ragazzi, che cosa dovete fare? Niente di che, andate in impostazioni, se volete ovviamente mettete, spuntate alcune cose, insomma quello che vi può interessare in impostazioni. Io adesso andrò in impostazioni, spunterò alcune opzioni, però come si dice, non è importante farlo. Quindi una volta fatto ciò andate in modalità regista, fate avvia modalità regista. Quando avviate modalità regista dovete andare a scena e dovete selezionare la scena 1 ragazzi. Selezionata la scena 1, l'unica cosa che dovrete fare è premere il tasto start online, scusate non online, andate in editor Rockstar, mi sono picciato un attimo pure io. Una volta che siete in editor Rockstar avete la possibilità di avviare un'altra volta la modalità regista. Avviate la modalità regista, andate in impostazioni, controllate le vostre impostazioni se si sono salvate, se non si sono salvate le rispuntate, le rimettete, ma ripeto questo è un passo non fondamentale per la riuscita del glitch, quindi cioè ha altri scopi insomma, per non rompere i coglioni in sessione, ma non lo fate perché altrimenti non è una bella cosa insomma. Una volta fatto ciò ragazzi ritornate in avvia modalità regista. Quando siete in modalità regista andate in scena un'altra volta. Quando siete in scena dovete premere la freccia verso destra fino a che non vi diventerà lo schermo nero e vi troverete buggati come mi trovo buggato io. Quindi andiamo a vedere. Ovviamente quando siete in scena dovete premere accessori ragazzi e vi muovete nella categoria. Come vedete io adesso sono buggato, mi raccomando verso destra, come vedete sono buggato ragazzi. A questo punto faccio start, vado in modalità editor Rockstar
come avete visto dal video. Seguite tutti quanti questi passaggi. Ritorno in modalità regista, schiaccio X e ancora X. A questo punto, ragazzi, andremo ad unirci ad un'attività di un amico e faremo avvia GTA Online. Partirà il caricamento. Quando riceverete questo messaggio dovrete skipparlo con cerchio, skippare, premere cerchio. Avrete questa schermata con la panoramica e la mappa ingrandita, ragazzi, non vedrete nient'altro. A questo punto, quando avete questa schermata con la panoramica e la mappa ingrandita, l'unica cosa che dovrete fare è premere start, andate online, gioca GTA Online e fate vai. Accettate il messaggio e andate in GTA Online. Una volta che avremo il caricamento, ragazzi, l'unica cosa che dovremo fare è andare in impostazioni della Play, ragazzi, e in rete, e dovremo disconnettere internet. Quindi spuntiamo internet, lo disconnettiamo fino a che ci arriverà un messaggio che siamo stati disconnessi da internet. Accettiamo il messaggio, aspettiamo 4-5 secondi, riconnettiamo internet. Una volta riconnessi internet ci comparirà un altro messaggio, ragazzi. Quindi aspettiamo, il caricamento è abbastanza lungo, ragazzi, quindi se fate tutto come ve lo sto spiegando non dovreste avere problemi. Quando vi arriva questo messaggio accettate il messaggio e automaticamente dopo un pochino vi comparirà questa scritta, come vedete in basso a destra: ti stai unendo a GTA Online. Se il glitch l'avete fatto bene avrete questa scritta, vi unirete a GTA Online e da questo momento, ragazzi, avrete questa schermata buggata. Quando avete questa schermata buggata, cosa dovete fare? Andate in Online, attività create da Rockstar, e avviate una missione qualunque. Entrate nella missione ed uscite in fretta. Qui mi ci mette un pochino per caricare, ma normale. Io sono entrato in una attività, adesso esco in fretta e mi ritrovo buggato, ragazzi. Come vedete nel telefono abbiamo solamente due icone. A questo punto noi saremo liberi di poter fare tutto ciò che vogliamo. Se avete caricato le merdate del modo creatore potete andare a romper cazzo, però insomma non è una bella cosa, quindi non la fate. Secondo me è meglio usare questo glitch come glitch dei soldi. A questo punto, ragazzi, come vi ho detto, potete fare tutto ciò che volete, potrete comprare di tutto. Quindi che cosa fate? Aprite il telefono. È semplicissimo, anche se non le vedete le icone di internet, ci sono, basterà cliccare e troverete l'icona di internet. Io adesso, ragazzi, vado a comprare due auto, vado in Leggendari Motorsport, vado a comprare due auto giusto per farvi vedere e per farvi vedere che i miei soldi non scendono. Quindi occhio sempre bene ai soldi, ragazzi. Finale abbiamo 18.760, quindi ricordate questo finale. Vado a scegliere il colore del veicolo e vado ad acquistare. Andrò ovviamente a sostituire un veicolo, c'ho tutti i garage pieni, li mettiamo dentro all'alta, però c'ha due cagate dentro all'alta. Ricordate, 18.760, ragazzi. Ho acquistato il veicolo, come vedete i soldi che io avevo sono rimasti i soldi finali, le cifre finali, 18.760. Non ve sto lì a dire tutti i numeri perché comunque farei fatica, vi dico solamente il finale, tanto è quello che cambierebbe. Vado ad acquistare un altro veicolo, sempre 18.760 finale. A questo punto, ragazzi, il glitch non è ancora finito. Per salvare quello che voi avete acquistato non è sufficiente semplicemente comprarlo.
vi manca un ultimo passaggio, ragazzi. Quest'ultimo passaggio è abbastanza semplice da fare. Vi dovete recare in questa localizzazione della mappa con un elicottero. Quindi quando arrivate qui con l'elicottero salite, l'unica cosa che dovete fare è salire fino a quando non avrete una schermata nera, ragazzi, che adesso andremo a vedere. Ovviamente dovete rimanere sempre su quella posizione. Quando avrete questa schermata nera, cosa dovete fare? O vi unite da un amico tramite party o tramite, non so, attività recenti. Andate e qui, ragazzi, arriva la modalità di puntamento che avevamo impostato in partenza. Qui ci dice: vuoi unirti a una diversa sessione? Noi schiacciamo sì. Quando riceviamo l'altro, diciamo, messaggio che ci dice della modalità di puntamento, schiacciamo no, ragazzi, e ci ritroveremo al punto di partenza, ovvero dove eravamo con il modo creatore quando abbiamo iniziato il glitch. Io l'ho iniziato al porto e quindi mi trovo al porto. A questo punto, ragazzi, per salvare i veicoli adesso non potete più comprare, perché se comprate qualcosa dopo che avete fatto questo procedimento prendete e spendete soldi e basta. Quindi per salvare i veicoli, tutti i veicoli che avete comprato, io ne ho comprati solamente due, quindi andrò a salvare solamente questi due, vi basterà uscire e rientrare nel garage con il veicolo che avete comprato e il gioco è fatto, ragazzi. Il glitch è abbastanza tranquillo, diciamo, anche se io ci ho messo un po' per farlo. Dovrete avere molta pazienza per fare questo glitch. Lo possono fare tutti, basta avere un minimo di 1 milione, insomma, o comunque qualche soldino per poter comprare. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video.